Ciao fans! Ciao fans! Luna, perché siamo qua oggi? Contro la tua volontà? Perché dobbiamo rispondere a tutte le domande che ci avete fatto. Beh, non tutte perché sono oggettivamente troppe. Sì. Faremo una selezione delle domande che ci avete fatto nelle settimane scorse su Instagram e in questo video andremo a rispondere per la tua felicità. Sei contenta? Tantissimo. Bene, prima domanda, quanto manca il termine della 09? Allora, la moto è finita, e in realtà non so neanche quando uscirà questo video, quindi comunque la moto è finita ed è stata finita circa a inizio maggio, e quindi sto solo aspettando l'occasione di fare il video per fare la presentazione, che abbiamo in mente una roba un po' figa. One week later. Modello 2021, nel 2022 faremo altre cose, ma per ora è finita. Luna, c'è stato un sacco di interesse per tua sorella. Chiedono Instagram di Gaia, però vai, digli l'Instagram di Gaia com'è e allora, cosa fa lei con Instagram. Instagram di Gaia è inesistente, nel senso che ha qualche foto, ma sono delle foto di pane, pizze che fa lei, e che lei è pasticcera. E si diletta anche nel panificio e quindi e soprattutto non accetta praticamente nessuno cioè che se non conosce le persone non le accetta, quindi ha paura che poi gli rubate la ricetta del pane. No, non è vero. Quindi sì, mia sorella si chiama Gaia Colombo e pensa che quando arrivano tutte le richieste che l'abbiamo taggato in una storia. Ciao fans, siamo andati a camminare oggi, non solo c'è Luna Colombo ma c'è anche Gaia Colombo. Quindi due Colombo al prezzo di uno. Comunque ci chiedono tutti se Luna ha una sorella. Sono io. Ce l'ha. Cioè una è MILF praticamente, quindi è fuori. È fuori non si può. Invece Gaia non è ancora MILF. Però che ce n'è una qua. Quindi se io ve lo butto lì se volete. Per far aumentare i numeri gliel'ho mandata anche io. E non accettava neanche me. Gli ho dovuto dire: Gaia, guarda che te l'ho mandata anche io, accettami. Per dire, no? Quindi se volete aggiungerla, ma non penso che accetterà. C'è qualche foto che si può vedere su Facebook, disse lei, parole sue non parole mie. Allora, ci chiedono chi è che comanda in casa. Il fatto che siamo qua contro la volontà di Luna già vi fa capire la risposta a questa domanda. No, allora, ci sono certe cose in cui comanda lui. Diciamo che è un 50 e 50. Certe cose comanda lui, certe cose decido io, perché le donne decidono sempre. Mattia, posto la biancheria. Subito, veloce. Sì, no, in realtà nessuno dei due comanda, c'è sempre un confronto e ci si mette d'accordo sulle cose. Esatto. Cioè, dire chi comanda suona proprio male, Non siamo in Arabia Saudita. Non siamo dei militari, nessuno comanda l'altro, siamo tutte e due. Cioè, a parte poi fare questo video che l'ho detto, Luna, adesso vieni lì e facciamo il video. Però no, a parte queste cose così stupide, diciamo, nessuno comanda l'altro. Anche se dall'esterno può sembrare che magari a volte io che ho un carattere più forte decida al posto suo, no, in realtà mi incazzo quando non decide le cose perché voglio che anche lei decida. Bene, attimo. Dica la verità, che non sembra. No, è vero, è vero. Confermo. Luna, faremo mai un video in cui facciamo enduro? No. Cioè, oddio, nei cantieri svizzera lo facciamo spesso. No, con moto da cross enduro no, perché siamo bassi. Quindi non ci tocchiamo e quindi evitiamo di fare queste cose. Ma in realtà a me piacerebbe anche fare un video. Ma ho capito, ma come fai a fermarti? Vabbè, ma oddio, ma su alcune moto ci tocco anche, magari non ci tocchi tu. Sulle moto da cross ci arrivo.
Il problema è che non ce l'abbiamo e quindi non posso che video facciamo senza avercela. Forse non tutti sanno che i Duke vanno bene anche per l'enduro, anche se c'è un effetto collaterale che si chiama crocco. Magari quando torniamo verso casa ci fermiamo a un autolavaggio automatico. C'è a Morbegno. E poi qua dove abitiamo noi non c'è nessun posto dove andare a fare enduro. Perciò se qualcuno mai ci inviterà a fare un video prestandoci anche la moto o le moto, perché no? È sempre un'esperienza da provare. Poi però ci lavate anche vestiti pieni di fango, perché quella lì è una delle parti peggiori, mi sa. Devi metterti di codito pulitrice quando torni a casa. Lavi la moto e anche la persona con i vestiti. Esatto. Allora ti chiedo, qual è la cosa che vi fa più ridere dell'altro e la cosa che vi fa più vergognare? Ma vergognare niente, cioè nel senso io non ho vergogna di niente di te. Che mi fa ridere in realtà tipo quando ti addormenti che sbavi sul cuscino. E proprio tipo 10 minuti fa le ho fatto notare che il suo cuscino era... Sembrava tipo quando passa una lumaca che lascia... Yes. Ecco, il suo cuscino è tipo così, un po' maculato. E questa è una cosa stupida che mi fa ridere. Però vabbè, se no in realtà, cioè, alla fine quando stiamo insieme ridiamo molto. Cioè, molto più del solito nella nostra vita precedente, alla nostra conoscenza. Quindi, cioè, dire una cosa mi fa ridere questo perché l'ho appena visto. Se no, cioè, ci sono tante cose che... Poi che più che ridere mi fanno sorridere. Cioè, non è che rido di lei, rido con lei. Grazie. Grazia, cosa stai facendo? Io vabbè, niente. Niente per davvero. Penso che se fosse... Cioè, adesso dovresti... No, anche io non ho niente che mi vergogno di te. Però mi fa tanto divertire. Ciao fans, siamo entrati in camera e guardo e c'è la doccia a vista e penso, beh, è una doccia abbastanza porno. Poi mi volto e c'è anche lo specchio di fronte, quindi è decisamente una doccia porno. Cioè praticamente sei in doccia e puoi fare le cose mentre ti vedi là, nella doccia. Cosa ne pensi? La collaudiamo? Va bene. Va bene. Questa è la sintesi. E alla domanda prossima moto penso sia più rivolto a te, perché prossima moto ho appena comprato questa, non è che prossima... Cioè, poi quando compro le cose tendo a tenerle finché non muoiono, perché se compro una cosa vuol dire che sono convinto e quindi, a meno che vinco l'Enalotto, se no poi prendo e tengo. Quindi la 09 la volevo da tempo, l'ho presa, l'ho fatta come volevo... E quindi prossima moto penso sia più per te, che la mia. Prossima moto per me, allora io vorrei la 09 come quella di Eros, uguale, proprio uguale. Colori tutto uguale, ma non lo so, non l'ho provata dietro di lui, non l'ho ancora guidata perché sinceramente ho paura a provare le sue cose perché è molto maniaco dell'ordine, della precisione, e quindi se dovessi per caso fare qualcosa ho paura delle ripercussioni fisiche e mentali. Chi rompe paga di solito, quindi... Ed economiche che ci potrebbero essere. Quindi come estetica e come motore mi piace molto, dovrei provarla, ma andrò da un concessionario in cui sarà assicurata contro i danni eventuali. In realtà mi spiegava il concessionario di Varese con cui collaboriamo che la moto chi rompe paga, cioè le moto che danno in prova in realtà non hanno la casco, perché mi diceva pensa quanto ci costerebbe fare la casco su tutte le moto. Quindi sono assicurate sul furto all'interno del concessionario, ma una volta che te la danno per il test ride è a carico tuo. Ah. Quindi ti fanno firmare un modulo di scarico responsabilità e chi rompe paga. E se rompi, che fai un incidente ma hai ragione, paga l'assicurazione che hanno. Se rompi e hai il torto, paghi tu. Buono sapersi. Questa cosa qua secondo me in pochi la sapevano. Già. Quindi? Beh comunque il modello che mi piace è quello.
perché avevo anche valutato Duke 790, ma è troppo alto per me e come motore non mi convince, quindi... Flashback. Ciao, provo a salire e vediamo se ci tocco. Non ci tocco in punta. Molto in punta, praticamente sei seduta nel serbatoio. End of flashback. Quando la cambierò, e spero l'anno prossimo, quindi per la stagione 2022, spero di avere anche una 09.